Mentre gli avvocati sono ancora in agitazione contro il decreto del fare che ripristina la mediazione obbligatoria, preoccupa la riorganizzazione dei tribunali. La soppressione delle sezioni distaccate avviene senza prevedere una struttura efficiente su Lecce, in grado di garantire il buon funzionamento della giustizia. Le soluzioni in campo sono diverse. Si parla di una cittadella della giustizia da costruire sulla superficie abbastanza ampia in zona Borgo San Nicola. Si tratta di un immobile sequestrato a Cerfeda, ma in campo c'è anche l'idea della possibilità di spostare tutto nella prestigiosa sede del Palazzo delle Poste, valorizzando così l'area degradata della parte posteriore del castello. Sindaco di Lecce, Paolo Perrone, ha già chiarito che non ci sono le risorse e che sono necessari i fondi del Ministero. I giudici provano a sdrammatizzare, ma la situazione è complicata. Potrebbe passare troppo tempo prima di individuare una nuova sede. La magistratura si rimbocca le maniche, come spiega Roberto Tanisi dell'Associazione Nazionale Magistrati, accelerando le udienze per rispettare la riforma nonostante l'inadeguatezza dei tribunali. Il problema intanto è un problema che deriva da una norma di legge e ovviamente le leggi vanno osservate. Lo si sapeva da tempo che sarebbe entrato in vigore a settembre. Noi ci siamo adoperati moltissimo anche a Lecce, anche col Comune di Lecce, per cercare ulteriori strutture, perché effettivamente i nostri palazzi di giustizia, quelli di Lecce, diciamo che sono inadeguati, comunque sono piccoli per poter contenere tutte le udienze, tutto il personale, le strutture di 7 sezioni distaccate. Detto questo, non è stato possibile trovare strutture alternative ulteriori rispetto a quelle dei palazzi di giustizia e non ci siamo attrezzati per far funzionare al meglio quello che abbiamo. Per cui abbiamo già programmato, per quanto riguarda noi magistrati del penale, abbiamo già programmato le udienze, i giorni di udienza, stiamo già calendarizzando tutte le udienze da settembre in poi. L'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati, Luigi Rella, spiega che non è un problema solo di strutture inadeguate, ma anche di personale insufficiente. Abbiamo tribunali dal punto di vista strutturale superati, quello penale è inadeguato, così come quello civile, che era formato da una serie di uffici. Le udienze si fanno nell'ufficio del giudice, andiamo avanti vivacchiando, ma quando arriverà il carico di lavoro degli altri tribunali andremo alla paralisi.